hanno riportato il centro storico nella seconda metà dell'Ottocento i circa 40 figuranti che hanno partecipato al ballo del barone Lanzirotti, preceduto da un corteo in costumi storici del 1850, con la deposizione di una corona d'alloro davanti al busto del Tripiciano. Una grande attenzione ai dettagli ha permesso di far rivivere per una sera gli esponenti della nobiltà di quel periodo, grazie alle gonne voluminose con più strati di tessuto, gli abiti decorati da frange, pizzi, ricami, nastri, gli ombrelli e i capelli raccolti nelle acconciature di un tempo per le donne, i guanti, gilet, soprabiti, cappello e bastone, le divise per gli uomini. Abbiamo cercato di ricostruire il costume della baronessa, che ora poi fra poco vedete, proprio un po', diciamo, sia dalle sculture del Tripiciano e da qualche informazione, diciamo, abbiamo cercato di dare una parte storica vera del costume. Le musiche del ballo dall'atrio del comune riecheggiavano fino in corso Umberto I, attirando la curiosità dei nissegni e non solo, presenti in centro. L'associazione Arte e Tendenza, che ha organizzato l'evento, abbracciato anche dal comune di Caltanissetta, ha ricreato le atmosfere del periodo tra danze storiche e intrattenimento. Per gli ospiti del barone Lanzirotti e la moglie, la baronessa Angelina Giordano, sono stati proprio loro infatti ad accogliere i partecipanti e ad aprire le danze. L'importanza è fare conoscere alla città di Caltanissetta, ai nisseni, che abbiamo avuto delle figure così importanti nell'Ottocento che hanno fatto tanto per Caltanissetta, e tra cui questa figura che, del barone Guglielmo Luigi Lanzirotti, che fu anche sindaco della città e che fu il mecenate dello scultore Michele Tripiciano. La nobiltà dell'epoca organizzava questi balli proprio per intrattenere proprio i nobili della città e la conoscenza fra le famiglie. E così potevano avvenire anche dei matrimoni, quindi diciamo anche lo scopo era pure questo. L'evento rientra inoltre tra le iniziative parallele fuori binari del fitto programma di appuntamenti del Festival Culturale della città Miniera Sonde d'Arte.